Alessandra. In questo tutorial vi guiderò alla realizzazione di un paio di orecchini wire dal colore molto acceso, perfetti per l'estate. Buona visione! Gli orecchini che realizzeremo oggi sono questi. Il modello in realtà, perché mentre questi sono fatti tutti di un colore, in questo caso invece nel video li realizzeremo con colori a contrasto. Per cui avremo bisogno per la realizzazione di un filo d'alluminio da due color lilla, delle pietre Polaris da 16 mm 2 nell'esattezza, un filo di rame ricoperto color blu da 0,81, e due mandrini, uno grande e uno più piccolo, e delle pinze a punta piatta, delle pinze a punta conica, delle tronchesine e delle pinze con punta plastificata. Cominciamo da questo elemento dell'orecchino. Quindi, per realizzare questa parte abbiamo bisogno di un pezzo di filo di alluminio colorato di circa una decina di centimetri e della nostra Polaris. Quindi la prima cosa che facciamo è inserire la Polaris. Il filo deve essere molto teso, perché altrimenti la Polaris non passa nel filo. Quindi la posizioniamo più o meno al centro del filo e poi andiamo a piegarlo leggermente. Un pochino il filo nel caso in cui non siamo stati proprio alla metà perfetta. Ok, e adesso andiamo a fare le gappioline. Quindi prendiamo la pinza a punta conica, quindi cerchiamo con le pinze con la punta di plastica di muoverlo un po', perché questo filo è molto bello, però tende a segnarsi più di quello non colorato, per cui cerchiamo di fare un po' di attenzione ed evitare di tocchiamolo il meno possibile con le pinze che non siano con la punta di plastica. Una volta che abbiamo fatto le gappioline, avviciniamo le due estremità. E procediamo con la realizzazione invece della parte superiore. Quindi prendiamo un pezzettino di filo sempre d'alluminio da 2 della lunghezza più o meno di 7 cm, prendiamo il mandrino più piccolo e nella parte più grande, sempre scegliendo di posizionarci verso la metà del filo, facciamo una specie di goccia cercando di mantenerci al centro. Punto. Con le pinze a punta piatta facciamo un piccolo invito dove poi andremo a fare la decorazione con il filo blu, okay, e avviciniamo un po', okay. Perfetto. A questo punto dovremo andare a fare questo piccolo decoro con il filo dell'altro colore. Prendiamo una decina, 12 cm di filo più o meno, ma tanto qua ci sarà un po' di scarto, e andiamo ad arrotolarlo proprio lì dove abbiamo fatto il nostro invito. Io lo arrotolo generalmente per 4 volte. Adesso per stringerlo bene mi aiuto un pochino con la pinza punta piatta. Sul retro dell'orecchino, ovviamente. Okay. A questo punto andiamo ad allargare fino alle punte per poterci dare la possibilità di girare il filo per fare le gappiole.
sempre la sistemata al lavoro con la pinza in plastica per cercare di disegnare il filo negli ultimi assestamenti. E a questo punto siamo pronti per la congiunzione dei due elementi. Per congiungere le due parti che abbiamo appena realizzato abbiamo bisogno di due anellini, che in questo caso creeremo direttamente con il filo che abbiamo usato già per fare la nostra decorazione, in modo da dare, diciamo, lo stesso colore. Quindi prendiamo il mandrino piccolo e un pezzettino di filo blu, andiamo ad arrotolarlo nella parte, il primo scalino, diciamo, del mandrino piccolo, per fare una molla, come per fare una molla, e questo poi ci permetterà di avere degli anellini. Dopodiché, con la nostra tronchesina, andiamo a tagliare la molla in modo tale, come vedete, da creare dei piccoli anellini. Perfetto. Okay, ce ne servono soltanto due. Perfetto, a questo punto, una volta fatti gli anellini, andiamo a congiungere elementi del mattino. Perfetto, ci danno una bella pulizia per chiudere l'anellino. Okay. È stato messo. Ora l'unica cosa che ci rimane da fare è fare la monachella con lo stesso filo, in modo che così abbiamo un orecchino completamente uniforme. Passiamo adesso alla realizzazione delle monachelle. Abbiamo bisogno di due pezzi di filo, sempre di quello blu, più o meno di 6-7 cm. E andiamo, pinza a punta piatta, per piegare a 90 gradi il filo più o meno dopo 1,5 cm. Ci aiutiamo a fare, andiamo insieme perché almeno cioè, ci siano più possibilità che vengano uguali. Facendo attenzione che il retro dell'orecchino è quello con i tagli del filo che rimanga dietro il nostro orecchino, e chiudiamo. Perfetto, gli orecchini sono terminati, siamo pronti per affrontare l'estate. Quindi questi sono gli orecchini che abbiamo realizzato oggi. Come vedete, possiamo realizzarli sia utilizzando dei fili dello stesso colore, sempre in nuance con la Polaris che abbiamo scelto per dare un effetto monocromatico, oppure utilizzando dei fili a contrasto. I fili ci sono di tanti colori, così come le Polaris, per cui poi è a vostra libera scelta l'abbinamento che meglio preferite. Bene, il tutorial è terminato,
Spero che gli orecchini vi siano piaciuti e che sia riuscita a stuzzicare la vostra fantasia. Alla prossima, un saluto da Alessandra.